Siamo stati un po' in emergenza oggi perché sono rimasti a Udine tanti giocatori importanti. Dopo 20 minuti è uscito Ali, ma quelli che hanno entrato hanno fatto bene, hanno fatto la partita che ha chiesto il mister, perché sapevamo che c'è solo una bella squadra, sono forti a casa, ma abbiamo fatto una partita importante. Soprattutto a livello difensivo e a centrocampo, perché comunque Sassuolo giocava con tre attaccanti, una squadra in forma. Voi avete arginato nel migliore dei modi ogni manovra del Sassuolo, avete portato a casa un punto importante, direi. Sì, abbiamo fatto una partita importante, ma non possiamo fermare qui. Sappiamo che possiamo fare ancora di più perché non basta, no? Dobbiamo vincere, fa un po' di tempo che non vinciamo, ma oggi abbiamo fatto una partita importante e adesso bisogna guardare avanti, c'è il Cagliari domenica e dobbiamo fare 3 punti perché a casa nostra dobbiamo vincere. A livello di prestazione, anche a livello di equilibri in campo, è un Udinese in crescita secondo te, Allan, visto quello che avete fatto con la Sampdoria, con la Roma, nonostante i risultati, oggi a Sassuolo? Sì, la squadra cresce, la squadra sta crescendo e dobbiamo continuare così, ma sappiamo che questo dobbiamo fare più punti possibili, no? E fa un po' di tempo che fuori casa facciamo sempre bene, facciamo punti e a casa regaliamo gli altri, ma dobbiamo cambiare, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo essere forti, dobbiamo fare come gli altri anni, che a casa è il nostro forte, perché così possiamo raggiungere il più presto possibile la salvezza. Ultima considerazione te la faccio proprio sul centrocampo, perché in questo momento, un po' per infortuni, un po' per Coppa d'Africa, un po' per il mercato, il centrocampo è Koné, Allan e Guilherme. Come ti trovi in questo centrocampo e se effettivamente sia Guilherme, che conosci molto bene, e sia Koné sono comunque giocatori compatibili con la tua mentalità di gioco? Sì, stiamo crescendo anche il centrocampo, stiamo tenendo un po' di più la palla, quello che è chiesto per noi misti. Questo è importante, dobbiamo giocare, sappiamo che sono i giocatori che sono fuori, sono importanti, come Pinzi, come Badu, ma purtroppo è così, il calcio, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo essere forti perché il campionato è duro.